mai più, perché quello che è accaduto può tornare. Per questo non bisogna mai abbassare la guardia. Questo il messaggio lanciato nel giorno del 76esimo anniversario dalla liberazione dal nazifascismo a Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, dove furono trucidate 560 persone tra donne, anziani e bambini. Alla cerimonia che si è tenuta all'ossario di Sant'Anna senza pubblico per le misure anti-Covid, ma in diretta social, presente il presidente della regione toscana Eugenio Giani, il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, il presidente dell'associazione Martiri di Sant'Anna Enrico Pieri. Nella diretta social sono stati molti gli interventi, dalla senatrice Liliana Segre al presidente della Camera Roberto Fico, ma non solo, anche le parole di alcuni dei firmatari della proposta di legge antifascista nata proprio a Stazzema contro la propaganda fascista e nazista e che ha raccolto oltre 250.000 firme. E è importante perché anche dagli aspetti simbolici si crea poi il negazionismo o si tende a sminuire quello che accadde, si tende quasi a dimenticare che in Toscana 560 furono le persone inermi uccise a Stazzema, ma 4.500 furono quelle massacrate nell'arco di 3 mesi, dal giugno al settembre del 1944, con episodi come questo. Una proposta di legge nata per respingere ogni possibile nuova forma di estremismo. Il 29 la consegnerò tutti i moduli, tutte le firme, incontrerò il presidente della Camera, Fico, mi ha già dato appuntamento, e chiederò a tanti parlamentari di sostenerla, di calendarizzarla, e mi auguro che arrivi fino alla firma del Presidente della Repubblica. Un 25 aprile a Sant'Anna, paese martire, simbolo della tragedia che si consumò nella Seconda Guerra Mondiale, per promuovere la memoria come dovere e per riaffermare i principi fondanti della Costituzione italiana. Se non c'è più guerra in Europa, questo lo dobbiamo alle stragi di Sant'Anna, di Barzamotto, a quei 50 milioni di morti che sono stati nella Seconda Guerra Mondiale, per lasciarci 75 anni di pace e di benessere per tutti. Questo è perché oggi qui, venire qui il 25 d'aprile, qui all'ossario di Sant'Anna, sul colle di Cava, è veramente una cosa importante per tutti.